Eccoci, beh, allora riprendiamo il nostro percorso, ragioniamo intorno all'Apocalisse. Siamo arrivati al momento in cui sono state presentate le sette chiese, vi ricordate, no? Il momento in cui quello che vedi scrivi in un libro e mandalo alle sette chiese. Giovanni, il visionario, riceve una chiamata che non è per lui. L'apostolo non vede per lui, non vede la parola. Ricordatevi sempre questo vedere la parola. Non vede la parola per lui, vede per consegnare. D'altronde lui l'aveva detto nel suo Vangelo, no? Giovanni, quando dice quello che i nostri occhi hanno visto, quello che le nostre mani hanno toccato, il verbo della vita, noi questo vi annunciamo. Lui vede e sente la responsabilità di quelle comunità che sono state fondate da lui. Ve ne ripeto, le sette chiese: Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia e Laodicea. Siamo in Asia Minore e vi ho spiegato che queste sette chiese avranno tutte quante una missiva, avranno tutte quante una lettera pastorale, la chiamiamo così. I vescovi di tanto in tanto scrivono alle comunità e quelle si chiamano lettere pastorali. Queste qua sono lettere pastorali. Lui vede e prova in qualche maniera ad incoraggiare i credenti che vivono momenti di difficoltà per le persecuzioni in atto, a rimproverare quelli che stanno disertando dalla fede o tradendo, ad essere furioso con quelli che hanno rinnegato la fede. In un contesto, come vedremo, che è molto vicino a quello che stiamo vivendo in questi giorni, in questo tempo. Una verità che da un lato esalta quel nostro tempo, coloro che fortemente radicano la propria vita in Cristo, ma sempre di più ci stanno quelli che rinnegano la propria fede, anche all'interno della Chiesa. Perché il vero problema non è soltanto dei fedeli, il vero problema è anche nostro, di quelli che dovrebbero in qualche maniera testimoniarla, la fede in maniera più autentica, più alta. Ora, è Giovanni che parla, come mi voltai per vedere chi fosse colui che mi parlava, vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri c'era uno simile a figlio di uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. I capelli della testa erano candidi, simili a lana candida, come neve. Aveva gli occhi fiammeggianti come fuoco. I piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente purificato nel grugiore. La voce era simile al fragore di grandi acque. Nella destra teneva sette stelle. Dalla bocca gli usciva una spada affilata a doppio taglio. E il suo volto somigliava al sole quando splende in tutta la sua forza. È una visione terribile, straordinaria, che fugge immediatamente alla comprensione se non la leggiamo passo dopo passo. Perché se tu la vuoi vedere tutto insieme di colpo, è mostruosa la visione. Ma voi sapete che chi sta vedendo vede con gli occhi del futuro e il simbolo va letto e ogni riferimento va interpretato. Ora, come mi voltai per vedere chi fosse, quello che gli dice devi scrivere. Ora, come mi voltai per vedere chi fosse colui che mi parlava, vidi sette candelabri d'oro. Sette candelabri d'oro.
e in mezzo ai candelabri c'era uno simile a figlio di uomo. Come vedete, i sette candelabri per qualcuno sono, e non soltanto per qualcuno, sono sette epoche storiche. Sette epoche storiche che fanno luce per arrivare a quell'avvenimento. Sette momenti in cui il numero sette si esalta come non soltanto come durata, ma come significato, all'interno del quale, arrivato la pienezza del tempo, il figlio dell'uomo parla. Uno simile a figlio di uomo è la visione che ha Daniele nell'Antico Testamento. Quando si parla di figlio di uomo, rispetto a quella visione, si parla di Messia. Io vidi uno simile a figlio di uomo, per cui chi sta parlando con Giovanni, la voce che gli parla è la parola stessa incarnata, il Messia. La visione è di futuro, ma la visione è anche straordinariamente di presente, perché ha un abito lungo fino ai piedi, che è l'abito della solennità della vita e dell'esistenza. È cinto al petto con una fascia d'oro. Cinto al petto con una fascia d'oro, che è la sua regalità. I capelli della testa erano candidi, simile a lana candida, che raccorda la sapienza, l'età, la maturità, l'autorità, come neve. Aveva gli occhi fiammeggianti come fuoco, riusciva ad illuminare guardando, riscaldare con lo sguardo, e i piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente profilcato dal crogiolo. Bronzo, vi ricordate la visione di Daniele del gigante che crolla perché ha i piedi d'argilla? Questi sono piedi di bronzo, splendenti, già purificati, cioè così solido, così forte, che nessuno lo abbatterà. La voce era simile al fragore di grandi acque. Nella destra teneva sette stelle, dalla bocca gli usciva una spada affilata a doppio taglio e il suo volto somigliava al sole quando splende in tutta la sua forza. Ricordatevi che nell'antichità loro pensano che ci siano sette pianeti. Sette pianeti. E in questo caso tutto l'universo, e l'universo conosciuto, il creato intero sta lì, nella rivelazione potente che gli occhi di Giovanni riescono a vedere. È chiaro che in questo caso la voce che parla, quella voce, manifesta tutta la pienezza di un futuro che è un futuro in cui, poi lo vedremo, non soltanto è presente la gloria di Dio, ma è forte e significativo che quella potenza si apre, si svela per ciascuno di noi. Riuscite a percepire che nella visione di Giovanni non c'è la voglia di sorprendere, di meravigliare, anche se uno potrebbe in qualche maniera essere meravigliato, ma la voglia di passare finalmente il cielo alla terra, la voglia di passarlo attraverso le immagini, attraverso il fragore degli avvenimenti, un futuro che è tutto luminoso. Colui che parla, che è solare, che è infuocato, che è pieno d'oro, sono tutte immagini
che raccontano finalmente che non ci stanno più colori oscuri. Sentirete a un certo punto che Giovanni dice: finalmente saranno asciugate tutte le lacrime, lì sarà il momento del passaggio. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, mi disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo, io sono il vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre. Io ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che accadranno dopo. Questo è il senso recondito delle sette stelle che hai visto nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Ecco, le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e le sette lampade sono le sette chiese. Ripetiamo. Io lo vidi, caddi per terra. Bellissima l'immagine, no? Ogni volta che c'è una straordinaria avventura, una visione che ti toglie il respiro, tu perdi l'equilibrio. Io caddi per terra, ma lui mi accarezza, si presenta, fa capire chi è, e l'avete conosciuto pure voi ormai chi è, sapete chi è. Ovviamente ci troviamo di fronte alla visione definitiva del Cristo glorioso, uno simile a figlio d'uomo. Io sono, non temere. La stessa parola, non temere, che dice ai suoi dopo la resurrezione. Non temere, non temere. Quando hai una visione così forte di futuro e significativa, di potenza d'amore, tu perdi senso, hai, come dire, un capogiro di significato. Ma poi ti senti forte, rassicurato, non temere. Cosa è la fede se non una visione che ti permette di andare oltre la paura? Non temere. Lo dice alla Maddalena, non temere. Lo dice agli apostoli quando li vede dopo la risurrezione, non temere. Non temere. Lo dice a te, a ciascuno di noi. La fede è visione del futuro. Io vedo la parola e attraverso la parola sento la carezza che mi dice non temere. E si presenta con delle parole stupende, straordinarie. Io sono il primo e l'ultimo. Vi ricordate che prima si era presentato dicendo: io sono l'alfa e l'omega, la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco, ma qua lo dice in maniera chiara: io sono il primo e l'ultimo, io sono l'inizio del tempo e la sua conclusione, io sono il primo uomo e l'ultimo uomo, sono il primo dei salvati e l'ultimo dei redenti. È la ricapitolazione in Cristo di ogni cosa. Io sono il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega. C'è un abbraccio, no? In questo significato che è lanciato dalla sfida dell'amore di Dio, che prova a dire a Giovanni di scrivere quello che vede, perché vuole che racconti quello che ha visto, che lo passi, che questo abbraccio del primo e dell'ultimo racchiude tutti quanti noi, che tra il primo e l'ultimo ci siamo. Io poi quando penso che lui è il primo e l'ultimo, l'inizio e la fine, penso che il tempo che è abbracciato dall'Eterno in qualche maniera sia piccolo, piccola estensione, anche se sembra enorme, rispetto all'eternità. E in questa piccola estensione ci sta tutta l'esperienza umana. Allora, se io, sentitemi bene, se io entro in Dio, grazie a Gesù, che è l'alfa e l'omega, e ho la visione sua nella mia vita, dell'inizio e della fine, io stando in Gesù
sto nella condizione di superare il tempo, di essere con lui prima e dopo. Ecco perché se sono in Dio e sono in Gesù, è in Gesù. Il prima e il dopo stanno lì. Il mio prima e il mio dopo stanno tutto qua da là. E grazie a questo incontro io sto con tutti quelli che mi hanno preceduto e con tutti quelli che verranno dopo. È chiaro questo? Ecco perché stare in Cristo non è soltanto pregare per un passato, ma anche per un futuro. Non è soltanto augurarci un futuro, ma anche purificare il passato. Non è soltanto sperare che il futuro sia migliore, ma anche abbracciare il passato. In tutti i sensi. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Se questo è vero, il mio passato e anche i miei affetti passati possono essere ritrovati nell'incontro con Cristo, se io ci credo. È chiaro che mi sto dicendo. Ecco perché io durante la messa prego anche per i morti. Non prego semplicemente per loro. Io prego per noi che dobbiamo incontrarci con loro. Prego perfino nell'ipotesi che loro non abbiano avuto aiuto giusto e necessario nel loro tempo, perché nel tempo non tempo chi deve intervenire intervenga in quel momento che lui sta vivendo. Mi spiego. Domani, quando io non ci sarò più, probabilmente la mia vita è stata anche in qualche maniera accarezzata da quelli che verranno dopo e riconoscenti staranno pregando per me che non ci sono più. In Cristo così è, passato e futuro, in Lui, principio e fine. È meraviglioso. Memoria e profezia. Ovviamente, no? Ovviamente, si fa i conti con la quotidianità, e quella è pesante, mi rendo conto, ma la fede mi fa vedere. Ieri Masullo, che non è un credente, vedeva però. Lui non era un credente, però vedeva quando parlava di coscienza, no? Quello che tieni dentro. E a un certo punto si è lasciato dire, si è lasciato passare anche, non mettiamo Dio in mezzo, però l'ha messo in quell'occasione. Vabbè. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, ponendo su di me la destra, mi disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. La visione gloriosa, no? Del Cristo risorto. Io ero morto, ma adesso sono vivo. Sono vivo e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. Che sono sti gli inferi? Sono gli inferni, non è la morte, il regno dei morti, gli inferi, no? È bellissima l'immagine degli inferi. Io non ho soltanto il potere su quelli che muoiono adesso. Io ho il potere di liberare dalla morte tutti quelli che prima di me sono morti. Sugli inferi. Tanto è vero che nel credo noi diciamo: discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò. Perché lui doveva andare a prendere anche Adamo, Eva, Abramo, Mosè, tutti quelli che erano lì ad aspettare, e li ha liberati tutti. Bellissima l'immagine del Cristo che risorge con la bandiera e con l'altra mano, queste sono icone, no? S'acchiappa tutto quanto. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che accadranno dopo. Scrivile tutte. Questo è il senso delle stelle che tu hai visto.
stelle che ha visto nella mia destra e dei candelabri d'oro. Sono le sette stelle, sono gli angeli delle sette chiese, e le sette lampade sono le sette chiese. Lui sta al centro, nelle epoche della storia, le sette lampade sono le chiese che ormai danno, le chiese che Giovanni ha fondato, danno luce in ragione, devono dare luce in ragione della sua parola, e le sette stelle sono gli angeli che li accompagnano, angeli che noi non dobbiamo immaginare come persone, e anche se la Chiesa lo ritiene, come persone spiritualmente eccezionali, ma come parola che si angelo significa annuncio, parola annunciata, sono le sette parole definitive che guidano la Chiesa. Allora, leggiamo soltanto stasera e poi ci fermiamo la prima delle lettere, anche per entrare subito, poi la spiegheremo. La chiesa di Efeso. Ad Efeso qualcuno è stato con me, ad Efeso, ve lo ricordate, no? Dove ci stava la casa della Madonna, ve lo ricordate, il bellissimo teatro che ci sta ad Efeso. Efeso è sulla... sulla costa mediterranea della Turchia e guarda verso la Grecia. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai candelabri d'oro. Conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, per cui non puoi sopportare i cattivi, li hai messi alla prova, quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li ho trovati bugiardi. Sei costante e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti. Ho però da rimproverarti che hai abbandonato il tuo amore di prima. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Se non ti ravvederai, verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal tuo posto. Tuttavia, hai questo di buono, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò da mangiare dall'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Vedete la simbologia. Ci sono dei problemi ad Efeso. È una chiesa, poi la volta prossima approfondiremo, è una chiesa che tutto sommato mantiene fede alla parola che ha ricevuto. Tenete presente che siamo negli anni 90, la chiesa di Efeso è stata fondata tra i 45 e i 50, è una chiesa giovanissima, tiene 30 anni, 40 anni di vita, ma già ci sono delle cose che vanno e altre non vanno, già ci sono delle eresie. Poi andremo a vedere che cosa sono questi Nicolaiti che ci sono. Già ci sono. Quindi quando noi parliamo di chiesa dobbiamo stare attenti, ogni tanto ci scandalizziamo, a giusta ragione, perché di volta in volta ci sono delle cose che non vanno, ma le cose nella chiesa da subito non sono andate come dovevano andare. Ci stanno quelli che seguendo la parola del Signore restano fedeli e quelli invece che la usano a uso e consumo proprio, o meglio la tradisco da subito. L'azione dell'apostolo è anche quella di sorvegliare, di correggere, di supportare. La vera responsabilità è quella di ricordare continuamente, questo fa la parola di Dio, da dove siamo partiti, qual è. Vedete, se non sembra attuale quello che lui dice, perché io so che tu non puoi sopportare i cattivi e per questo li hai messi alla prova, quelli che si dicono apostolo e non lo sono, e li ho trovati bugiardi. Sta parlando non non è che sta parlando dei fedeli. Io mi rendo conto che nella chiesa di Efeso ci sta un sacco di gente buona,
che è costante, che vive la fede, ma che vive lo scandalo, perché ci sono quelli che dovrebbero essere apostoli e che invece non lo sono, che si dicono apostoli, non lo sono, e li ho trovati bugiardi. Potremmo fare un discorso lunghissimo su quello che sta avvenendo oggi nella Chiesa. Come ho detto ai miei studenti stamattina in facoltà, io mi rendo conto che per l'opinione pubblica oggi il problema, che è un problema terribile, di cui è affogata una parte della Chiesa, di questi apostoli che sono cattivi, è il problema della pedofilia. Ne sentiamo parlare in tutte le salse, ed è giusto che sia così, che finalmente se ne parli. Ieri ho visto tarda sera un servizio documentario di History Channel rispetto a quello che era il fondatore dei Legionari di Cristo, una cosa terribile, già sapevo, ma in maniera così virulenta, così terribile, uno scandalo enorme, che sicuramente quando tu lo affronti sai che chi ha toccato un bambino, in una responsabilità così grande che ha di doverlo difendere, perché tu hai avuto il compito da Gesù, lasciate che i bambini vengano a me per difenderli, per proteggerli, e tu invece ne abusi, ma tu sei la fetenzia della fetenzia della fetenzia della fetenzia degli uomini, non puoi essere neppure considerato umano. E questo è chiaro, è inutile girarci attorno, ancora di più quando le responsabilità sono state tali che sono state affossate e nascoste invece di denunciare queste schifezze, nefandezze. Denunciarle perché chi ha sbagliato paghi e venga in qualche maniera restituito, non l'onore, perché purtroppo è difficile, perché tu quando ricevi un fatto del genere inguaia la vita di una persona per tutta la vita e ne sei responsabile, e hai inguaiato la comunità, la famiglia, hai inguaiato, è una scelleratezza, una schifezza che non finisce mai. Ma questo è quello che l'opinione pubblica dei cattivi apostoli, di quei che, ringraziando Dio, io capisco che per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno, mi rendo conto, per cui visto e considerato che qualcuno ha sbagliato ed è pedofilo, tutti dobbiamo essere, certo paghiamo tutti il dolore di questa colpa, ma ci sta pure chi getta il sangue dalla mattina alla sera per dare fedeltà a quello che crede, per essere fedele al servizio che ha avuto. Ma ci sono altre cose che l'opinione pubblica non tocca e non interessa, che certamente non fanno scandalo di questo tipo, ma che rimandano ad una scelta che noi abbiamo compiuto, che noi siamo ministri, siamo apostoli, al tradimento a volte di questo nostro ministero, che io chiamo tradimento del Vangelo, che certo non ha la responsabilità penale di un abuso, ma ha una responsabilità tragica spirituale, perché fa morire alla fede coloro che dovrebbero credere, li sevizia all'interno delle speranze. Non è la pedofilia, che è drammatica, ma alla gente interessa fino a un certo punto. Se tu, non essendo quello che sei chiamato ad essere, finisci per fare in modo che le persone non credano più, anche questa è una forma di sevizia, perché tu dovresti annunciare il Vangelo e invece ti interessi ad altro. Questo è un problema. Guai a voi, guai a me se non annunciassi il Vangelo. Lui, Giovanni, non ha timore di dire sono cattivi, e fermo restando la fragilità di noi pastori,
che siamo uomini come tutti quanti gli altri e siamo bisognosi e bisognevoli di correzione. E quindi io penso che una comunità deve sostenere il proprio pastore perché faccia bene, perché prega per lui, perché gli sia accanto, perché lo protegga. Però se è cattivo, è cattivo. Se è cattivo, è cattivo. E se è cattivo, fa male a lui e fa male alla comunità. E se è cattivo, va rimosso. E se è cattivo, va cambiato. E non lo di chi? Lo dice l'Apocalisse. Lo dice Giovanni. Ricorda, perché se tu non, io rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Non è che... io rimuoverò. Giovanni non tiene mezze parole. Poi ci andremo su. Se tu ti ravvederai, riesco al posto tuo. Ma se non ti ravvedi, io ti rimuovo. È nella logica dei fatti. Capisco, mi rendo conto. Per cui, prima di, io so che sono abbastanza severo, lo dico, vi ho detto, sono misericordioso rispetto a ogni cosa, però prima di parlare della scomunica ai divorziati, l'Apocalisse, che non ne parla, parlava della scomunica degli apostoli cattivi. Mentre sui divorziati ci siamo arrivati subito, con gli apostoli cattivi abbiamo insabbiato. Che stai? Chi ha orecchie per intendere? Intende. Ci fermiamo qui. Ovviamente, come vedete, 40 anni dopo il cristianesimo, questo vi fa capire l'autenticità della parola, la serietà, la verità. I cristiani non nascondevano quello che era la loro bellezza e non nascondevano la verità anche dei loro problemi, e ne fanno diventare di questo un libro da leggere come parola di Dio, perché è parola di Dio. Voi pensate quale potenza di verità c'è sta? Ragioniamo.